Solo un punto separa l'Italia dagli spareggi per andare in Russia. Scappatoio ormai inevitabile dopo la sconfitta nettissima contro la Spagna, che ha fruttato avventura, critiche e pressioni fino a quel momento forse sconosciute. Pressioni che, unite ai tanti infortuni, hanno rovinato l'umore del CT a inizio settimana. Poi il lavoro, il pensiero fisso alla Macedonia, la disponibilità dei giocatori, il ritorno in casa Toro, dove il CT ritrova vecchie amicizie e respira aria di gratitudine, hanno dissipato le nubi. C'è grande serenità, questa forse è stata una delle settimane migliori da quando sono in nazionale, sul piano del lavoro, sul piano della partecipazione. Ventura però torna ad adombrarsi quando un giornalista macedone gli butta lì una domanda che arriva al punto senza girarci troppo intorno. In caso di sconfitta, si dimetterebbe? Con due giornate di anticipo siamo già qualificati ai playoff, quindi andiamo a fare i playoff. Forse lui non lo sa questo. Visto il tono, sembra a tutti gli effetti una gaffe, perché è vero che con gli azzurri a 19 punti e l'Albania a 13 è praticamente fatta, ma l'aritmetica non si discute e dice che manca un punto. Prendiamola come un'accurata difesa del suo lavoro da parte del CT, proseguita con un attacco non troppo indiretto ai suoi predecessori per avergli lasciato in eredità un ranking FIFA deficitario. In realtà Conte salutò con l'Italia al 10° posto, ora è 17°. Ultima rifinitura al centro Seasport per gli azzurri, senza El Shaarawy, che ha effettuato controlli per l'infortunio alla adduttore. Stasera allo Stadio Grande Torino basta un punto, ma è meglio vincere per rimanere teste di serie nei playoff. C'è sempre stato l'obbligo di vincere, non c'è stata una partita. Persino nell'amichevoli ci avevamo l'obbligo di vincere. La pressione è la solita, ma visto che la mancata qualificazione è stata definita di volta in volta apocalisse, tragedia, catastrofe, forse la si sente di più, a meno che non si segua il consiglio di Chiellini. Tutte queste tragedie, fra virgolette, non ci devono scalfire. E allora ecco il 3-4-3 antitragedia. Il ricomporsi della BBC porta certezza in difesa. A centrocampo Gagliardini giocherà nonostante due punti di sutura al sopracciglio causati da uno scontro in allenamento. In attacco l'esordio dall'inizio di Verdi con Immobile e Insigne. L'Italia giocherà in maglia bianca, mentre Buffon indosserà la nuova divisa azzurra presentata ieri a Torino, quella che, salvo tragedie, vedremo al Mondiale.